Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ti prego. Ma c'è, intanto buongiorno. Buongiorno. C'è un servizio del TG della 7 dell'altro giorno in cui si intervista un ex combattente del battaglione Azov, attualmente a capo di questo gruppo Kraken, che è molto rivelativo e dice delle cose chiare sull'ideologia di fondo, ipernazionalistica, paranazista. Dice anche: vinceremo, l'Ucraina vincerà e dopo non dovrà, non sia mai, entrare nella NATO e nell'Europa. Quindi voglio dire, non mi sembra difficile sostenere che non esista questo problema. Questo non è la questione fondamentale. No, ma infatti devo dire che sia Battistini che è stato sul terreno, esiste, che David hanno detto che c'è il problema. Ma quindi non, io non l'ho sottovalutato, non accetterei, non andrei verso la sottovalutazione, ecco. Lo terrei ben presente, anche perché tengo ad aggiungere una cosa più generale. Cioè, l'Occidente e gli Stati Uniti in modo particolare, che lo guidano, sono specializzati in errori che poi paghiamo a caro prezzo. In Afghanistan il sostegno ai Mujahideen ha portato, alimentato Al-Qaeda, Bin Laden, eccetera. Prima con Saddam eliminato poi in quel modo, una guerra odiosa, illegale, illegittima, basata su bugie, con un tribunale in cui non si sapeva anche qual era lo statuto e bisognava soprattutto eliminarlo il più possibile presto perché non parlasse, non raccontasse le cose che sapeva, e alcune delle cose che sapeva erano legate al fatto che era stato ampiamente foraggiato Saddam dagli Stati Uniti contro l'Iran. Cioè, la realtà, diciamo così. Beh, la dittatore, ma il nostro dittatore, ce la ricordiamo tutti. È una realtà complessa in cui la tentazione di usare gli impresentabili per affrontare una situazione contingente specifica attuale e poi ritrovarsi dopo però con un problema grande come una casa, magari nel seno dell'Europa. Cioè, Zelensky potrebbe essere un impresentabile utile all'uopo per gli americani? Io ora parlavo del battaglione Azov. Ah, ok. Poi, francamente, se lei mi dice se corrisponde agli standard di democrazia di Bobbio, Zelensky e l'elite di governo attuale ucraina, no. No, francamente no. Neanche l'Ungheria. Mi sembra che abbia messo fuori legge 11 partiti di opposizione. Mi sembra che in questi anni abbia coperto in Donbass una repressione pesante che c'è stata. Si calcolano 15.000 morti civili. Noi però il faro umanitario lo accendiamo quando ci fa comodo. E per questo non è credibile. No, ma quindi... Scusa, la domanda Parenzo, è, però quindi, tu stai facendo le battute su Orban. E Zelensky non è il paradigma della democrazia costituzionale. Ve lo dovete mettere in testa, Zelensky non è il paradigma della democrazia costituzionale. Fai le battute su Orban, però ti stai